Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Spavald 92 Paradise dalla mia Spavald Caverna. Questo è un video no epico di più, perché ho trovato dentro una scatola, quelle de latta, capito, vecchissime, e nascoste dentro casa dei miei genitori, le mie vecchie carte di Pokémon. Cioè, io è assurda sta cosa. Ho preso box di tutti i tipi, ancora so così imballati, li dobbiamo ancora aprire, quindi le carte nuove giapponesi eccetera. Mi ricordavo di avere queste carte da qualche parte dentro casa, ma cerca che ti ricerca, non riuscivo a trovarle, anche perché insomma mi ricordo di averci non carte super importanti, però insomma mi ricordo qualche cartina carina olografica, e ormai c'ha, cioè, carte che ormai hanno 30 anni o giù di lì, qualcosa potrebbero valere. L'altro giorno mia madre apre un armadio e trova sta scatola. Scatola, tra l'altro, in cui ci sono carte di ogni entità. Ci stanno carte di One Piece, carte di Naruto, carte di Beyblade, Magic, Yu-Gi-Oh! E tra cui, tra tutte ste carte, ci stava questa qui. Guardate, sentitela com'è croccante, una busta di ben non lo so quanti anni, cioè ero piccolo, con dentro le mie carte dei Pokémon dell'epoca. E ho detto, ma perché non fare un video dove insieme andiamo ad aprire e vediamo che cosa ci sta dentro? Oh, magari esce fuori qualcosa pure un po' dei valori, ma io lo faccio soprattutto per i feels potenti. Devi trovare delle carte che io custodivo gelosamente al tempo. Sinceramente non mi va nemmeno di rovinare la busta, cioè voglio cercare di mantenerla. È una busta, comunque pure questa è vintage, eh? Sento che secondo me mi si sgretola mezzo le mani tra un po'. Questa busta le ha protetti per anni, eh. Ok, facciamo con molta attenzione, perché sono sempre carte che ci hanno un bel po' di tempo. Voilà. Non stanno messe benissimo, non stanno messe benissimo. Mi ricordo che le ho giocate pesate. Mamma, ma che è questa? Questa non è un po'. Che cos'è? Ah! Nani? Saiyajin. Mamma mia, vabbè, ma io non so chi di voi c'ha la mia età, raga. Queste qui si trovano dentro i succhi di frutta, e dietro stava scritto forza, energia, mente. Queste sono pieno, non so se c'hanno qualche valore, ma vabbè, la metto qua, ce n'ho tantissime dentro quella scatola apposta. Allora, separiamole perché sennò sono troppe. Facciamo tre mazzetti. Mamma mia, vedo delle carte che stanno messe proprio male, 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 male. Allora, primo mazzetto, secondo, mettiamo la busta, 2, 3 e 4. Via, iniziamo. Oh, fate... Hey, yo, Ray, no, what the fuck is going on? Fate agitazione, fatemi beve. Queste poi non c'è sta manco una... Cioè, le sleeve, insomma, manco che cosa fossero. Fammele aprire, fammele mettere qui di lato, che se trovo qualcosa prendo e metto subito dentro la sleeve. Allora, c'è un'energia... Un Grimer. Attenzione, questo è Grimer fossile. Io non penso che queste qua valgono qualche cosa. Però, se ci pensate bene, comunque questa è una carta che sta messa bene e ha 30 anni, eh. Tutte energie. Attenzione, un Dark Raticate mozzicato. Cioè, qui ci ho passato proprio un ratta da un Raticate. Un Bulbasaur. Condor. Firo. Mamma mia, quanto ci teneva sto Firo. Non penso che possa valere qualcosa. Seal. Firo. Tauros. E... Cenzi. Io questo Cenzi, mamma mia, questo Cenzi me lo ricordo e... Fermi. Fermati! Bello. Questo Cenzi me lo ricordo del primo set. Guardate com'è messo male, purtroppo, perché io lo giocavo, lo lanciavo, lo facevo vedere dappertutto. È veramente messo male. Che peccato, che peccato. Vabbè, lo terrò come un ricordo affettivo. Ragazzi, questo è uno Zapdos fossil holo, messo molto bene, messo molto bene. Purtroppo c'è una piccola pieghina qua, eccola, non so se riuscite a vederla. Zapdos holo fossil holo prima edizione. Questa è prima edizione, mentre invece il mio non è prima edizione. Eccolo qua, fossil unlimited. Il mio è 6,67 euro, 13 euro. Peccato che non è prima edizione, però comunque la gente, questo qua unlimited, così se lo vende intorno, eccolo qui, 18 euro. Sono più o meno dai 13 ai 20 euro di carta. Prendiamo e mettiamo dentro la sleeve. Voilà, Misty Tentacruel. Anche questo tenuto molto bene, molto bene. Andiamo un po', 89 euro, 9,50 euro, 3 euro, 3 euro. Siamo lì. Siamo intorno a quel prezzo lì. Anche questo, via, sleeve. Mewtwo, cioè c'avevo pure un Mewtwo, manco mi ricordavo di averlo io un Mewtwo. Messo un po' malino, con qualche grinzetta qui e lì. Ora va a sapere se è Shadowless o no. Non mi sembra. 129,79, questi qua sono quelli gradati. Esattamente come il mio, se la vende a 10 euro. Via. Oh, bella. L'abbiamo messa al sicuro.
Ora io non so quanto ha senso vedere tutte le carte, perché secondo me stanno tutte intorno ai, cioè per come stanno messe, stanno tutte intorno ai 14, 10, 20, 15, 10, tutte così. Andiamo avanti, più che altro vediamo che carte ci sono, ecco, quando trovo queste qui un po' più rare le metto dentro le sleeve, ma senza sta a guardare il prezzo, magari per scrupolo ne vediamo qualcuno, ma un Poliwrath, non male, messo abbastanza bene. È un Lieutenant Surge Magnet. Questa sta messa veramente bene. C'è un Machamp prima edizione. I Machamp sono tutti prima edizione praticamente. Un Mach. Questo Mach invece mi sembra che sta messo piuttosto bene. Anzi, è proprio perfetto, raga. È proprio perfetto, non c'ha niente. Questo si manda a far gradare. Gyarados, mamma mia, che ricordi, che cosa ho dato per questa carta. Che cosa ho dato? Mi ricordo, ho dato una marea di carte per riuscire ad avere questa carta. Sempre così, tutte rovinate, ma perché? Mannaggia a me, ma perché? Siamo qua, Ninetales che sta messa. Ah, dai, benino, ecco, qui dietro c'è stato un bel po' di sporcizia, cercheremo di pulirla. Questo Moltres X, che io non credo, quindi questa qua perché c'ho sta carta? Questa è abbastanza moderna. Oh, Scizor, quanto ci tenevo! Madò, quanto tenevo a sta carta, semplicemente perché era una delle prime che uscì, che era tipo acciaio. E c'aveva, vedete, questi disegno così sotto, era fighissimo, non ce l'aveva nessuno, ce l'avevo soltanto io. Un Raichu Holo prima edizione. Oh, un Raichu Holo prima edizione, signori. Poi un Trapinch così, di queste qua. Ma queste carte, io manco mi ricordo averle comprate, boh. Cos'è questo coso? No! Io non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. Che cosa cazzo è questo? Cioè, ci ho fatto. Io, ve lo dico io. Malato com'ero, che c'ho pure che qualcuno me lo fregava, no? Quando uno ci giocava, quando le faceva vedere. Ci ho fatto il puntino blu per poter dire: questo è il mio, me l'hai fregato. 20 anni dopo, 25 anni dopo, dico: sei un coglione, testa di minchia. Dai, 32, questa è no olografica, no olografica, 17, vabbè dai, pensavo di più, prima edizione, italiano, 20 euro, 30 euro, light played, questa 50 euro, oddio, signori, qualcuno se la vende veramente a di più, eh? Poi vedete sto Mach Fossil, no, non sta tantissimo, 4 euro, 6 euro, 7 euro, ok. Dicevo solo una curiosità, questo Moltres X, che tra l'altro è la 115 di 112, cioè, aspetta, raga, gradata 10, gradata 6, tra l'altro questa, 4.000, ma che stai a dire? Vabbè, questa è una cazzata, però, delle stesse condizioni della mia? E regà, questa è perfetta, io devo aver sculato magari in qualche pacchetto, l'ho trovato, ho detto, ah, bah, ammazza, figa, però siccome le vedevo, come posso dire, quelle nuove, le ex, le cose, dicevo, bah, non c'hanno, non so belle come quelle vecchie, non c'hanno lo stesso olore, prendo, ho messo in mezzo la comunara, in mezzo alle altre cose, 90 bombe, 90 bombe e, cioè, raga, credetemi se è mint, se non meglio del mint, è presa, è come se è stata messa nella sleeve, invece è stata anni là dentro, mai usata. Cioè, grado 9, 329 euro, 115 di 112, eh sì, perché era fuori serie, 125 euro. Io, che non gli stavo dando un cavolo di fiducia, Moltres X ci ha dato una grande gioia. Lo manderemo a gradare. Prenderemo sicuro almeno 9. Sicuro. Che spettacolo. Invece, così solo per curiosità, sono andato a vedere questo Lieutenant Surge Magneton. Varia dai. Beh, devo dire che pure questa qua è messa molto bene. Non mint, no, c'ha qualche difettuccio. Se è un grado 6-7. Però se la vendono intorno ai 20, 15, qualcosa del genere. Questo non penso che valga niente, credo. Allora, stesso discorso di Moltres. Io questo l'ho sbustato, preso, messo lì. Questo non è. Ah, però fermate. Questa è la fuoriserie. Questa è una fuoriserie perché è la 115 di 112 e quindi vale tanto. Questa qui invece no. Questa qui non è una fuoriserie. Questa è la 90 di 97. Per cui anche questa perfetta, eh? È veramente perfettissima. Comunque, 30 euro. Questa qui gradata 10, 1147. Questa purtroppo 10 non potrà prenderlo perché ha quella piccola pieghina lì. Mannaggia a me, quello gli fa perdere un bel po' di punticini. Cado perché poi manco si vede dietro, solo lì c'è là. Ma come ha fatto? 40, 40, 79, 70, 40, 180. Porca miseria, 52, 80. Raga, anche questa. Aspettate che la metto dentro la sleeve prima di subito. Grande bomba e grande coperta. Caro soltanto per questa pieghina qua. Non so se si riesce a vedere qui in questo angoletto. Vedete lì? Purtroppo c'è quella là. Bellissima.
devo dire, bellissima e costosa. Via. Un parasolo, ma insomma non è niente di che. Ricerca di energia. Questa è una ricerca di energia fossil, ma prima edizione. Calda prima edizione. Messo bene. Un Grimer Team Rocket prima edizione. Oddish prima edizione. Arbok, sempre del set fossil. Un Omastar prima edizione. Mi sa che già al tempo avevo diviso quelle prime edizioni da quelle non. Già al tempo, non perché, cioè, io questa cosa della prima edizione l'ho scoperta dopo che c'erano valore. Forse semplicemente cazzo, non so che mi riceverte il cervello. Dark Gloom, un Weezing fossile, un altro Grimer prima edizione, un Ekans fossil prima edizione, un Omanite, ma Dark Primeape, un addestramento, la vendetta del professor Oak impostore, Dark Golduck Zubat prima edizione, Atta da prima edizione, Magmar Fossil prima edizione. Vai a sfumare tutti i 7 euro, 8 euro, 15 euro, 20 euro, 15 euro, 20 euro. Valgono, eh? Un Golbat prima edizione Fossil. Un Dark Weezing, esattamente come quello che ho là dietro, con la differenza che quello però è olografico, mentre invece questo qui no. E poi un Golduck Fossil prima edizione. Un sacco di prime edizioni qui che devo mettere dentro le sleeve, eh? Energia, 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 energia. Bill, progetto dell'evoluzione, gioco d'azzardo, cerca di energia. Sono quelli che valgono di più. Attenzione, un Dormi, un addestramento Rocket. Perfetto, perché chi cazzo lo usava l'addestramento? Non è che ci giocavo. Dormi, prima edizione. Goldin, Professor Oak, Jigglypuff, Bill, Swinub, Seal di Misty. Anche questo rileviamo. Pegsize, Cloyster. Che bello che era Start the Cloyster, quanto mi piaceva. Stuntler, Victreebel, Tyrog. Oh, eccolo qui, un Bulbasaur. Tenuto, non perfetto. Non perfetto, no. Dark Golduck, anche questo, prima edizione, buono. Nidoran, Nidoran, Caterpie, Gloom, Weedle, Psyduck, Koffing, Psyduck, Koffing, Poliwag, Dark Gloom, Abra, Machop, un altro Dark Weezing, ma questo qui non è prima edizione. Ah, pure quest'arte di Geodude, bella. Fanno vita di... bella, spettacolare. Un Dark Charmeleon. Ah. Questo è semplicemente, ragazzi, perché a me piaceva tantissimo sta carta, piaceva tantissimo Electrode, è uno dei miei Pokémon preferiti, e vedete quanto l'ho giocata, cioè proprio distrutta. Primeape, Arcanine, ecco, queste sono quelle che giocavo, cioè quelle che utilizzavo di più di tutte, queste, Rhyhorn, andavo super fiero, Kangaskhan, questa qua è un vero peccato che sta messa così, che secondo me, vediamo quanto viene Kangaskhan così unlimited. Vabbè, vedi, 20, 17, 179 perché è gradata. Guardate sto del set Jungle, sto Snorlax, che è gradato 8, 450. Vabbè, mettiamolo dentro la sleeve, dai. Venomoth. Arriva il Team Rocket Holo, prima edizione. Mentre invece questa energia arcobaleno. Oh, signori, vedi le cose uno deve sempre cercarle. Cioè questa energia arcobaleno, tenuta tra l'altro molto bene, 19, 45, 29, questa qua è gradata, 1929 perché è gradata 10, a 2000 euro perché è gradata 10. Porco due, guarda, mi voglio dei cazzotti sulle gengive, soltanto perché tempo fa io avrei dovuto prendere. Però gradata 7, 33, questa qui gradata 7, 33, quindi secondo me ci siamo. Questo è il prezzo. Calci sulle gengive a me perché ho distrutto delle carte. Valevano oro. Tutte queste qui olografiche, se erano livello 10, sto Morwalk proprio, che ci ho fatto? L'ho ciancicato, cioè faccio prima o posso buttare? Vabbè, ho butto, tanto ormai. Articuno Fossil prima edizione, signori. Metto qui, vi ho dato una pulita e via con l'ultimo mazzetto e vediamo che cosa troviamo. Grimer. Slugma, Zubat, Broxrion, Machoke, un altro Dark Charmeleon. Ma qui Charmeleon, questo invece è del set base Unlimited. Questo ha messo malissimo. Dark Croconaw, Hitmonchan, Trailer, Energia, Gas Stupidifero, prima edizione. Metti qua, Undur, Paras, Hydra. Queste hanno un disegno, sono quelle nuove. Guardate questa com'è decentrata. Vedete, guardate quanto spazio c'è qui, quanto spazio c'è di qua. Azione magica, Light, Ninetales, Hunter, prima edizione, purtroppo abbastanza puntinato e rovinato. Weezing, ottimo, ottimo, no, ottimo un cavolo. Guarda qua che peccato, porca minchia.
Vabbè, siamo qui. Vulpix, Omanite, palude. C'è una palude di Magic così in mezzo da Dumbledore, via. Blaine, tutto da Blaine. Dark War Turtle, Lapras. Con Lapras c'è stava pure olografico, mi sembra. Vediamolo qui, ma... Dugong, Lickitung, pure sto Lickitung ha fatto la storia, ho fatto veramente la guerra. Hillary, Quartorto, Tentacruel, Krabby e Brock. Finite così. Ottimo bottino, soprattutto questa e queste qui che stanno messe bene. Purtroppo Gyarados, Mach magari, Raichu. Contento però di avere ancora il mio Zapdos che sta messo veramente bene. Questo Mewtwo che ho ritrovato. Bene. Andrò a rimpolpare il mio raccoglitore di carte vintage con un bel po' di cosine. E poi hanno più valore perché hanno un valore sentimentale. Perché potrò dire questa carta è quella che ho sbustato quando avevo nel... Te lo dico io, mo. 95, 96, 98, fate un po' voi, non so quanti anni ci avevo, 90 in quegli anni lì, ma ero veramente, veramente piccolo. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto, per me è stato un tuffo nel passato e quindi veramente bello, sono contento di condividere questa passione con voi su questo canale e che stia ritornando un po' così in auge, perché tutti quanti è partita la malattia delle carte dei Pokémon. Buono, mi raccomando, iscrivetevi al canale che è la cosa più importante per me per farlo crescere il prima possibile, lasciate un bel mi piace e attivate anche la campanellina così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video qui su Spawn 92 Paradise e ciao!